Nel tempo di guerra il cuore era nero granito e gli occhi due blocchi di ghiaccio e tutti i colori fuggirono dal mondo. Poi sono tornati, tienili stretti nipote, perché se fuggissero ancora sarebbe per sempre. Essendo qua a Birkenau fino alla fine, lei portava Sì, sì, questo. sì, sì, sì. Solo che primi, quando sono uscita dal Revir dopo 40 giorni e dopo le visite giornaliere di Mengele, Chi era Mengele? Dillo perché. Dica lei chi era Ah, Mengele. famoso Mengele, chiamato Angelo della Morte, che faceva lì esperimenti criminosi, soprattutto sui gemelli, di ebrei, di zingari, una bestia di Auschwitz. Tutti avevano tanta paura, uomo molto elegante, Elegantino, un bell'uomo, bell'uomo, sì. elegantissimo. E tutte le mattine quando entravi in Revir col frustino segnava chi doveva andare alla selezione. È molto importante ricordare, e per questo sono importanti queste esperienze, vedere proprio di persona il campo e non solo magari leggendo delle cose sui libri, vedendo figure sempre sui libri, ma poter proprio vivere di persona questa esperienza. La cosa che ti ha colpito di più? Ma direi che tutto mi ha colpita perché comunque è impressionante vedere comunque uno strumento di morte così enorme. Forse potremmo Allora, noi siamo i testimoni di ferro, eh? Io voglio ringraziare sentitamente di cuore l'amico sindaco di Moncalieri che ha detto delle belle parole, ha illustrato molto bene. E il sindaco di Mauthausen, che nel suo interno proprio sente anche il dovere di sentirsi una parte di colpa del popolo austriaco di quello che è successo tanti anni fa. E quindi mi unisco a loro in queste memorie che io, come reduce, ho patito e sofferto assieme a tanti compagni che sono morti. Ora vorrei solo aggiungere una cosa. Essendo qui dietro abbiamo il monumento in memoria degli italiani, volevo dire due parole a memoria di questo monumento, in quanto questo monumento è stato ideato dietro la volontà di un padre di famiglia. Un professore Guareschi di Serra Valle Scrivia, insegnante, aveva suo figlio Marco, che nell'epoca è andato nei partigiani, era di leva come me, e poi è stato in un rastrellamento preso prigioniero e portato qui, dove qui è stato immatricolato e mandato a Pegau. Pegau era un campo ai confini della Cecoslovacchia, dove facevano delle gallerie per le industrie da mettere sotto, in quanto tutte le industrie allora in Germania, in Austria, erano soggette ai bombardamenti. Poi si ammalò, lo presero e lo portarono qui, dove qui all'ospedale, cioè al Revir, è morto suo padre. La madre, la sua iniziativa è stata di fare questo, è stato anche finanziato da loro, questo monumento in memoria non ma solo di suo figlio, ma di tutti gli italiani che sono morti qua. Ecco, questo bisogna ricordare, questo ha un valore non solo simbolico, ma io finisco con di nuovo ringraziare l'amico sindaco
di Moncalieri e il sindaco di Mauthausen, sperando che di continuare a vivere in pace per un po'. Sentite, ma rifare gli stessi passi, tu qua, Natalia ad Auschwitz, passare sotto la stessa porta, cosa vuol dire per il vostro cuore? Vuol dire che abbiamo mantenuto la promessa che abbiamo fatto. Ai vostri compagni? Noi alla liberazione, perché solo allora abbiamo capito veramente quanti compagni avevamo perso, e il piatto. E allora, rendendosi conto di quello, ci siamo anche resi conto che dovevamo... Che era un dovere. Era un dovere far sapere al mondo come si viveva, ma soprattutto come si moriva qui dentro. E se non eravamo noi a farlo, chi lo faceva? Ecco perché subito, certo, quando arrivi lì, giri, vedi queste gambe, ma poi si riprendono. Si riprendono perché è bello. E poi io, quando varco questi portoni, dentro di me, perché non voglio far ridere nessuno, ma dico sempre: signori, sono ancora qui, eh? Siamo ancora qui. Sto riprendendo qualche racconto di Albino che mi sta raccontando la sua testimonianza, perché sono veramente felice di portare a casa dei racconti, delle testimonianze dirette e vere. Io a far questi viaggi con i ragazzi sono sempre d'accordo, ne faccio tanti tutti gli anni. In mezzo a queste fanciulle e ragazzi, belli e bravi, però la mia domanda che faccio a loro è un'altra. Perché noi purtroppo abbiamo già una certa età, abbiamo portato, abbiamo raccontato fino adesso e racconteremo ancora cosa possiamo raccontare. Però un bel momento è loro che devono prendere il testimonio e andare avanti a raccontare la vita della deportazione, cioè la vita che tanti ragazzi della sua età allora avevano passato. Perché allora noi avevamo 20 anni come hanno loro adesso. Dunque io li pregherei proprio, sia ragazzi che ragazze, di continuare ad andare avanti, a viaggiare, andare a vedere i lager, perché non basta leggere o farsi raccontare le storie o vedere i film. Bisogna andare sul posto per vedere. È l'unica testimonianza vera quella. Senti Monica, è un giorno solo che viaggiamo, io è solo un giorno che ti conosco. Come mai alla tua età una bella ragazzina come te ha pensato bene di venire a visitare i campi di sterminio dove noi alla tua età abbiamo sofferto tanto? C'erano già i capo che venivano di dietro di noi e ci dicevano: avete degli orologi, avete dell'oro, avete degli anelli, quello che avete, perché non sapete dove siete arrivati, con questa cosa che ci date a me, io vi posso poi aiutare in futuro a sopravvivere. Questo ci diceva. Dopo è arrivato questo ufficiale, ci dà ordine di spogliarsi nudi completamente. La temperatura si là da 15-20 gradi sotto zero. E nevicava. Allora ci siamo spogliati nudi, abbiamo buttato tutta la roba dentro quel tombino, e dentro quel tombino nel frattempo abbiamo buttato anche la nostra identità. Cosa vuol dire? Che dopo siamo poi diventati dei numeri. Dopodiché di nuovo faccia al muro e siamo rimasti qua di nuovo nudi completamente per diverse ore. Dopodiché arriva di nuovo l'ufficiale e ci dà ordine di poi scendere sotto
al piano delle docce. Fatto le docce, che dopo spiegherò poi sotto, fatto le docce, si ritornava sopra, nudi, bagnati, già immatricolati col numero, rasati, tosati dalla testa ai piedi, si ritornava allo stesso punto e si rimaneva praticamente tutta la giornata, si passava qua direttamente. L'SS veniva qua e spiegava che eravamo bagnati, però l'aria del nord, che qua d'inverno è molto forte, molto fredda, quella rinforza i polmoni. Perché questo? Questa era la prima specializzazione che venivano le selezioni. Quello che era debole si ammalava, prendeva un raffreddore, bronchite, polmonite e direttamente non era più servibile. Come qua, come ho accennato ieri, qui bocca inutile non esisteva. O esisteva i vivi in grado di lavorare, lavorare per la procedura bellica o i morti. La prima cosa che ho visto è una carriola che veniva da quella parte e c'aveva su diverse braccia, gambe che scendevano praticamente da tutte le parti ed era coperta da un telo cerato, gelato, cioè duro proprio sopra, sembrava c'era proprio coperta praticamente cadaveri coperti da ghiaccio in sostanza. Certamente che non ha fatto la prima impressione, non è stata delle migliori. Questo è il memoriale della Buna, che il campo di concentramento che esisteva fino al 1945, dove stato le tragedie più succedenti del secolo. Avevo 20 anni allora. Poi di qui ci hanno portati a Buchenwald. Quanto ti sei fermato a Buna, Pio? A Buna mi sono fermato dal 1 al 2 di dicembre fino al 17 di gennaio del 1945. Riconosci ancora qualcosa di questa piazza Appello? Veramente non riconosco più niente. Ci le riconoscerti oggi. Dove c'era un campo di sterminio, ora c'è un paese con delle case, delle baracche ancora mezze come erano allora. E più o meno dovrebbe, la posizione è questa. La scala lì nudi, entrati qua praticamente c'erano quelli che ci depilavano dalla testa ai piedi, praticamente ci controllavano da tutte le parti se avevamo ancora un qualche cosa, volevano praticamente renderci proprio completamente liberi da tutto quello che avevamo fuori, e in quelle condizioni voi dovete considerare che la depilazione non era tanto facile, in quanto il rasoio penso che veniva passato sul passante una volta al mese, portavano via più pelle che non peli. Ad ogni modo, finito quello, ci hanno disinfettato con della creolina, cos'era, bruciore, non vi dico, e poi di qua si passava poi di là, dove c'era praticamente, dove vediamo ci sarà praticamente la doccia, che erano, prima arrivava magari l'acqua calda che bruciava, poi magari arrivava fredda, gelata. Noi in quel momento praticamente non avevamo niente, ovviamente, da asciugarsi, niente, per niente, perché dovevamo essere completamente
liberi di tutto. Finita la doccia, ci hanno fatto uscire e ci hanno mandati giù, che vi farò vedere poi nudi nel campo dove poi di quarantena, che è circa 300 metri da andare giù. E notate sempre che era l'11 di gennaio, perciò di conseguenza non era l'ideale. Dunque premetto che come noi siamo arrivati praticamente nelle baracche di quarantena dove noi ci siamo messi, i castelli non c'erano e c'era pulito come qua, e alla sera praticamente per metterci a dormire mettevano dei pagliarici per terra uno in fianco all'altro, pagliarici fatti con della paglia, diciamo così, ormai tritata, non ne parliamo, uno in fianco all'altro, facevano uno, due, tre file, poi ci mettevano uno in testa nell'angolo, un altro dietro, uno dietro l'altro, e ci picchiavano anche per stare più vicini possibile, e facevano una fila in testa al pagliariccio, l'altra fila praticamente in fondo al pagliariccio. Poi dovevamo coricarci, questi di qua con i piedi dall'altra parte, e così doveva essere qua e dall'altra parte praticamente, eravamo in queste condizioni, tant'è vero che in un ambiente come questo entrava dentro circa 250 persone. Voi immaginate, nella notte, se uno aveva necessità di fare qualche cosa o cosa, dove poteva poi trovare il posto per ritornare. Dall'altra parte aspettavano soltanto che facessimo una piccola voce, che qualcuno reclamasse o dicesse qualcosa, che entravano dentro con gli zoccoli, perché noi eravamo poi attrezzati tutti di zoccoli, e ci passavano sopra a picchiarci praticamente per farci stare a posto. Sono 62 anni sono passati. Io qui sono arrivato, era il settimo lager che facevo, fra i quali sono arrivato il 26 di gennaio del 1945 da Auschwitz. Dopo una marcia della morte, parte a piedi e parte nei vagoni del carbone scoperti. Ho compiuto 21 anni qui. 20 anni l'ho compiuto a Mauthausen, quindi in totale tra prima che sono arrivato a casa ci ho fatto un anno e mezzo, era un cadavere. Alla liberazione sono arrivati gli americani quando ci hanno pesati, eravamo dai 30 ai 40 kg, il più grosso, eravamo dei cadaveri viventi. All'11 di aprile, vedendo questo apparecchio che ha strizzato qui sopra, alle 10 e un quarto è venuto un apparecchio sopra. Noi pensavamo che fossero venuti a sterminarci tutti, perché questo si pensava, gli ordini erano quelli. Invece poi dopo ha fatto il giro qui sopra, a bassa quota, e abbiamo visto che aveva la stella bianca sui fianchi. Ci siamo messi a urlare, sono gli americani. E sentivamo già il fronte vicino, e qui l'organizzazione clandestina segreta dei pochi che erano a conoscenza avevano nascosto delle armi sotto una baracca, hanno cominciato a tagliare le recinzioni del filo spinato in fondo lì, e le SS, molti erano già travestiti da borghesi, alcuni avevano già abbandonato le armi. E alcuni sparavano nel campo. Quando hanno sentito da fuori essere circondati che rispondevamo al fuoco, sono scappati. Noi li abbiamo presi prigionieri,
Io sono uscito alle 1:15 con altri 50 ragazzi e uomini della resistenza, siamo usciti di lì, fuori abbiamo incontrato la prima camionetta degli americani che arrivavano, alla quale ho fatto così la vittoria. Tutti levavamo le mani, loro ci hanno offerto chi delle sigarette, chi voleva fumare, o il cioccolato, le gallette. È stato un momento di grande gioia di ritornare a essere liberi, perché dopo aver passato circa 1.5 anni così era difficile continuare a vivere. Io ho sempre sperato e sono contento e spero che tutto quello che c'è stato non possa mai più ritornare. Il nostro proposito era di lasciare una testimonianza per loro il giorno posto, perché ci sono testimonianze sue in video molto più autorevoli. Sì, ma prese a casa, invece prese qua, insomma, per i miei nipoti penso che sia una gran cosa. Certo. Spero, me l'auguro, come lei, per me questa emozione tremenda di essere tornato dopo tanti anni a respirare l'aria che hanno respirato i miei, le mie care mamma e nonna fino all'ultimo momento. Siedi. Sono arrivata tardi. No. Dicevo che voglio lasciare una testimonianza ai miei nipoti, ai miei 13 nipoti, il giorno che non ci sarò più. Forse l'apprezzeranno di più quando non ci sarò più, che non adesso.